Eccoci qua, ancora un altro giorno di quarantena, ancora una cronaca dal fronte liberista. Il sole splende su tutta l'Italia, speriamo in maniera assolutamente magica e ascientifica nell'arrivo del caldo per che il virus possa essere debellato. Non abbiamo idea se questo abbia un fondamento scientifico, ma ci speriamo fortemente. Ciao Serena, ciao Carlo, come va? Ciao Carlo. Tutto bene, tutto Ecco, bene. finché la Allora, barca va. sì, lascialo andare, Orietta Berti, nuovo profeta. Ok. Potrebbero prenderla come consulente al governo, tanto per quelli che hanno, tra la Tanto, diciamo. Mazzuccato e Gunther Pauli, la Orietta Berti ci dovrebbe stare bene. Un po' di Tra saggezza l'altro, popolare. mi sembra che Orietta Berti passi rispetto a tutti questi meno tempo su Twitter e quindi verosimilmente più tempo al lavoro. No, Oddio, indubbiamente. forse è meglio che passino tempo su Twitter, eh. Chi questi due è Ah, piuttosto a sì. lavorare, non c'è dubbio, questo è bene. E allora, oggi abbiamo un po'. Diciamo, gli argomenti fortunatamente cominciano a scarseggiare, no, non è vero, purtroppo non scarseggiano. C'è un nuovo decreto, ieri alle 19:30 L'annuncio di un nuovo decreto. l'annuncio, certo, no, ma Ma siamo sempre lì, l'annuncio, eccetera. il nuovo decreto è esso stesso un decreto, ormai questo deve essere chiaro a tutti. Ieri sera Conte si è presentato davanti alla TV con Gualtieri, ormai ogni volta che annuncia un qualcosa, devo dire che metto le mani in posti innominabili perché per me ormai è Che però, veramente. scusa Carlo, hai visto? È un po' come nelle serie TV, perché dopo che la conferenza stampa del sabato sera, sai, è diventata un po' ripetitiva, lui per movimentare ha introdotto l'elemento di novità, cioè Gualtieri. È Sì, adesso come ci quando per arriva un personaggio nuovo, no? dici Eh per movimentare. Sì, sì. no, certo, il personaggio nuovo, quando c'è l'effetto calo della novità della serie TV, spunta il personaggio nuovo Esatto. a cui si può. Ora ci affezioneremo a Gualtieri. Devo dire che di personaggio Non so si se può. era per movimentare. Ah no? Perché di No, senso però Gualtieri è un po'. Vabbè, però. no, è un obbrioso Gualtieri. Ecco, sì, su questo direi che per carità ora stenderei un velo pietoso. Però dico, effettivamente ci sono poi tanti personaggi da poter portare, quindi noi ci auguriamo che la serie TV, diciamo, possa durare ancora un po' con un po' di persone. Io ho un grande rammarico. Qual è? È che non potrà più portare Fioramonti. Sì, questo è tremendo per tutti noi, anche Toninelli, io devo dire anche Toninelli. Toninelli Toninelli, a pensa che ci bello. avrebbe dato grandi soddisfazioni in questo momento di. Quindi a questo punto Però puntiamo tutto su Provenzano. come Serena? Può sempre portare la. Oddio, adesso mi sfugge il nome. Ah, l'abbiamo colta in fallo, grande, grande. La vice ministra dell'economia. La Castelli, la Castelli. Castelli, no, però giustamente dice Carlo, potrebbe portare Peppe Provenzano, mio conterraneo, il quale a ora di minchiate, diciamo, ne dice ad E Aiosi. poi voi mi sottovalutate la ministra Pisano. Però Voi per sottovalutate la ministra Pisano. noi non sottovalutiamo nessuno, Stagnaro, ti voglio però che secondo me Provenzano non funziona come serie perché è un po' spigoloso, sì, è non ha. un po' così, un po' No, è un sì. po' un fit per una Non serie. è Ma quello c'è che. Sempre quello un po' così tipo Han Solo in Guerre Stellari, no? esatto, ma poi Il può essere. burbero dal cuore tenero. Esatto, poi Provenzano le minchiate dal cuore tenero, poi sai di questi che poi a un certo punto muoiono subito e ci leviamo dalla No! serie. No, muoiono nella serie TV, poi nella realtà. La realtà no, diciamo, vabbè. Allora, parliamo un po' di questo decreto. Cosa fa, Serena? Se l'abbiamo capito, perché non è che l'abbiamo capito perfettamente, devo dire, brancoliamo come sempre nel buio, però diciamo, spiegaci un po' che succede, perché poi ho una bella domanda per Stagnani. Quello che abbiamo capito è che prende atto, diciamo, dei primi movimenti di insofferenza per la situazione economica. C'erano state notizie, le avevi date anche te, Carlo, dalla Sicilia, notizie di disordini ai supermercati, gente che vuole fare la spesa senza pagare, e quindi, diciamo, stavolta forse abbastanza tempestivamente, poi non so se funzionerà, però con un DPCM, sappiamo tutti ormai cos'è un DPCM, da quello che abbiamo capito. Stavamo meglio quando non lo sapevamo. DPCM. Anticipa il riparto di soldi che in realtà di un fondo che è già nella disponibilità dei comuni e che ogni anno, sempre con DPCM, viene assegnato appunto ai comuni. Questo abbiamo capito, anche perché da altre cose, cioè dare soldi nuovi ai comuni con un decreto del presidente, per quanto ormai con un decreto del presidente ci facciamo tutto pure il caffè,
non si può fare. Io ho provato a casa mia a mettere ordine in una diatriba fra le mie figlie dicendo che il DPCM diceva ma mi hanno mandato a cagare comunque, questo lo volevo dire. Sono refrattari al potere del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fanno bene per tanti motivi. Sì, quindi diciamo 400 milioni in più proprio dedicati a quanto pare in forma di buoni spesa, quindi veramente soldi che dovrebbero essere indirizzati bene con un meccanismo che dovrebbe andare a quanto pare dalle prime indiscrezioni di stampa, sospetto che i giornalisti sappiano anche meno di noi, però diciamo si esercitano giustamente cercando di fare il loro lavoro attraverso i servizi sociali, quindi che siano i comuni stessi a individuare i soggetti che ne hanno più bisogno, e poi invece un anticipo delle somme dovute sul fondo regione, sul fondo appunto legato ai comuni di 4,3 miliardi, non ho capito se, ma probabilmente anche orientato a questo probabile slittamento del pagamento di alcune tasse comunali come Tari e IMU. Con ciò si realizza dell'IMU. Sì, dell'IMU e probabilmente anche la Tari, con ciò si realizza quello che io vado dicendo a tutti quelli che mi chiamano per sapere cosa devono fare: non pagate un cazzo, non pagate niente, tenetevi i soldi, perché in tempi di carestia sono l'unica cosa che vi possono salvare. Solo in questa occasione. Ma questo glielo dici sempre o solo in questa occasione? No, glielo dico in questa occasione. In altre occasioni dico: guarda, io non pagherei, però sai che devi fare. Questo. Però non te lo posso dire. No, peraltro io però vi inviterei a prendere in esame non tanto il DPCM quanto il meta DPCM, cioè se per distribuire soldi a chi ne ha bisogno il DPCM utilizza la rete dell'assistenza sociale e dei comuni, in presenza di uno strumento che in teoria dovrebbe fare proprio questo, cioè il reddito di cittadinanza, non è forse la presa d'atto da parte del governo che il reddito di cittadinanza è totalmente fallito e inutilizzabile? Bravo Carlo, è un punto straordinario su cui ti volevo portare la domanda e volevo farti, ma ormai capisco che viviamo quasi in simbiosi e questo mi fa schifo oltre che preoccuparmi. Per fortuna siamo a tanti chilometri, per fortuna stiamo abbiamo lontani. Ben più del metro e mezzo di distanza. Hai voglia di metro e mezzo, ma ti verrò a baciare prima o poi. No, io questa cosa qua no, cioè queste robe che si abbracciano e si baciano, prima, figuriamoci adesso. No, io verrò con fare terrone ad abbracciarti, però ecco, a me quello devo dire stupiva, ovviamente, di fronte a questi episodi anche di indigenza, di problemi, ma insomma questo reddito di cittadinanza allora effettivamente a chi è andato? Perché mi sfugge la ratio, era una delle cose che dicevamo all'inizio, tutto sommato siamo stati critici del reddito di cittadinanza per come era strutturato, per come era dato, però in fondo oggi sta servendo. Ma se non serve c'è qualcosa che non va. A questo punto le uniche due bandiere di questo governo, di quello di prima, adesso io mi confondo ormai fra Conte 1 e Conte 2, poi è Conte tutto. Ieri Conte ha detto una frase stupenda che fa capire che l'uomo è presto da ricoverare per un eccesso di stress, perché ieri Conte ha detto: non passerò alla storia come quello che non ci ha provato. Cioè lui già è una persona che ha il senso della storia e del suo posto nella storia. Però scusami, anche quando qui, si è così si finisce male. Io ve lo dico perché non è una cosa di sani. Anche qui Carlo, nel paragone con Churchill, sarà forse un caso, ma Churchill aveva promesso agli inglesi fatica, sangue, sudore e lacrime. E lui ha promesso solo il sudore. Esatto, ha promesso soltanto il sudore. Devo dire veramente il passaggio di ieri sul fatto che lui non passerà alla storia, riferendosi alla famosa vicenda degli Eurobond, non passerà alla storia come colui che non ci ha provato, mi ha davvero allarmato. Se nel suo reddito di cittadinanza, insomma, serve, non serve, non lo so. Io non capisco di misure di assistenza o di welfare, per carità. Però la domanda è legittima. Assolutamente legittima, ma in realtà l'avevamo già posta anche senza queste misure di questo momento, cioè il reddito di cittadinanza convive con molte altre misure assistenziali che non sono state cancellate, e infatti le nostre critiche a suo tempo appunto erano per come era stato costruito, sia per le modalità, diciamo, per i requisiti di condizionalità, che per la convivenza appunto con altri strumenti
senza arrivare a quella semplificazione del welfare in cash, che invece sarebbe un punto forte a favore del reddito di cittadinanza. Quindi il punto che sollevi è estremamente utile anche a capire ora, purtroppo davvero capire adesso come stia funzionando il reddito di cittadinanza forse è impossibile, anche perché fondamentalmente è stata sospesa la condizionalità per forza di cose della ricerca del lavoro. Quindi se prima sapevamo che immaginavamo che il reddito di cittadinanza andava a chi lavorava in nero, ora ne abbiamo ancora più conferma, no? Però hai senz'altro ragione, cioè in un mondo che funziona, se c'è un reddito di cittadinanza non dovrebbero servire ulteriori strumenti, casomai si implementa la dotazione mi fa piacere che il Movimento 5 Stelle, avendo la tua stessa lucidità, continua a chiedere un'estensione a cazzo di cane di questa cosa qui, di questo diciamo chiaramente, allora io vorrei andare in chiusura di questa nostra chiacchierata, che mi tira sempre su e mi tiene su durante il giorno, con una questione un po' più tecnica, con cui interviene di più Carlo, che nella vita davvero non fa quello che inventa rime, ma come molti di voi sapranno fa l'economista e l'energia, quindi è un economista serio. Io più modestamente e più umilmente mi occupo di energia solo per la parte delle imprese, quindi da lui posso solo imparare. Però sullo sfondo di questa vicenda del Covid, Carlo, questa vicenda si è innescata su una situazione globale di caduta verticale del prezzo del petrolio, addirittura con prezzi, ora adesso siamo quasi sotto i $15 se non ricordo male, con prezzi che davvero difficilmente immaginabili per una questione geopolitica legata al taglio della produzione e per un mancato accordo fra Russia, Arabia Saudita, quindi i paesi dell'OPEC, e sullo sfondo gli Stati Uniti, che in realtà in qualche modo hanno beneficiato, non hanno mai voluto ridurre la produzione, perché grazie allo shale gas e grazie al petrolio che trovano attraverso questa innovazione sono diventati in pochi anni, questo va ricordato, da importatore netto a esportatore netto di questo tipo di materie prime. E quindi c'è un tema legato all'energia. Io andrei più sullo spicciolo. Molti di quelli che pensano alle bollette credono che in qualche modo l'energia, il consumo di energia dovrebbe essere aumentato, siamo tutti a casa, quindi in qualche modo guardiamo più TV, dimenticano, perché non se ne occupano o perché a volte non accendono il cervello, che in realtà l'utilizzo di energia, il maggior utilizzo di energia, viene fatto nelle fabbriche o comunque nei siti produttivi. C'è un rischio, visto che siamo a un calo notevole, i giornali, che ormai mettono solo ansia, tornano sempre di più su questa vicenda del possibile blackout, cioè la bassa domanda, e quindi la rete potrebbe andare sotto alcuni livelli, e quindi un qualunque incidente potrebbe causare un blackout prolungato, mettendo un'ansia a tutti quelli che leggono i giornali. Carlo, spiegaci che succede, se effettivamente secondo te è un'ipotesi plausibile o no. No, parto subito per dire che l'ipotesi di un blackout è estremamente improbabile, poi per carità tutto è sempre possibile, sempre, no? Non pensavamo neanche di stare chiusi a probabilità casa per 2 mesi, ecco. Esatto, però ecco, non c'è particolare, non abbiamo particolare ragione di preoccuparci. È vero però che la domanda di energia è crollata in maniera davvero visibile. Adesso che ho imparato a condividere lo schermo, vi faccio vedere un grafico che mi ha mandato ieri la nostra amica Simona Benedettini, con cui peraltro nei prossimi giorni faremo un webinar su questi temi. Che salutiamo. Ciao Simona, perché almeno qualcuno che lavora c'è, no? E questo grafico, vedete, la linea arancione sopra è la domanda di energia elettrica in ogni ora del giorno sull'asse X, non so se si leggono, ma comunque sono le ore da mezzanotte a mezzanotte, del mercoledì, mi pare che fosse 27 di marzo 2019. La linea sotto, quella azzurra, è la domanda di energia elettrica mercoledì 25 marzo 2020. È evidente che questo spostamento verso il basso non fa altro che riflettere il fatto che è vero che nelle nostre case consumiamo un po' più energia perché stiamo tutto il giorno in casa. Però contemporaneamente non c'è più tutta quella domanda di energia che veniva dalle attività commerciali, da molti uffici, dalle fabbriche, da tutte le attività produttive che sono state chiuse. Ora, questo cosa determina? Intanto una riduzione dei prezzi, c'è meno domanda e si abbassano i prezzi. Nell'aggiornamento trimestrale che viene fatto dall'Autorità per l'Energia per i consumatori di maggior tutela, che è un po' un riferimento per
per i prezzi in generale, sul prossimo trimestre viene introdotta una riduzione dei prezzi attorno al 18%. Ricordiamo che in maggior tutela ci sono quelli che non hanno scelto un altro operatore, quelli che quando vi chiamano per dirvi vuole cambiare operatore, voi dite Suca. Quindi questi sono sbagliate. Tra cui Amenta, che ha vergogna quando quando inizia la prima lezione di economia e gestione delle utilities, chiede scusa agli studenti. Infatti, prossimo anno ho deciso, devo passare perché no, se no faccio schifo. Ecco. Ma la mia, la mia è la classica inerzia dello switching. E poi scrive i paper dicendo che bisogna far muovere la gente. Vabbè. Sei in compagnia comunque, mente. Vabbè. Sei in compagnia della Sileoni, ti ho fregato. No, vabbè, però addirittura in minoranza tra di voi, no. Ma io cambierò. Cambiate. E comunque, diciamo, c'è questo calo della domanda che è vero che noi consumiamo di più in casa, ma consumiamo meno da tutte le altre parti. Questo produce una riduzione dei prezzi e qualcuno dice però una riduzione eccessiva della domanda potrebbe mettere in difficoltà la rete per una serie di ragioni tecniche legate anche alla presenza di tante rinnovabili che se ne fottono di quanto noi consumiamo. I pannelli fotovoltaici producono quando c'è il sole, no? Questo l'ipotesi che questo possa creare dei problemi è molto teorica, perché l'abbassamento a cui abbiamo assistito, seppure molto significativo come abbiamo visto, è comparabile, lo ricorda oggi Terna in un'intervista al Sole 24 Ore, è comparabile a quello che vediamo in una normale settimana festiva, tipicamente in questo periodo nella settimana di Pasqua. Quindi è vero che abbiamo questa riduzione dei consumi, che è anche una delle cause dell'abbassamento del prezzo del petrolio a livello globale. È vero che questo produce una riduzione dei prezzi, non è vero che questo, o è estremamente improbabile che questo potrebbe creare ulteriori problemi rispetto a quelli che già abbiamo, ma soprattutto il fatto che consumiamo di meno e che paghiamo di meno non è una buona notizia, perché il motivo per cui lo facciamo è che siamo chiusi in casa, stretti tra l'incudine dell'epidemia e il martello della recessione. Ecco, e tra la falce e anche tra la falce. Anche tra la falce e il martello del governo. Esatto. Vabbè, Carlo, vuoi chiudere una rima oppure dopo che ti sei sforzato così non ce la fai? Perché lo potremmo capire che è serena. No. Non è che... Stando chiusi in casa si ingrassa a mangiar paranza, ma dalla recessione vi salverà l'articolo 16, non il reddito di cittadinanza. Benissimo, ancora una volta, grandissimo. Sempre il numero uno. Grazie, e allora... Carlo, per la spiegazione. Grazie Carlo. E pagate le bollette, che ancora non l'hanno sospese, si discute. No, le bollette, gli affitti, tutte queste robe qua vanno pagate, perché sennò gli effetti, perché sono tutte filiere, quando tu smetti di pagare quello smette di pagare quell'altro. Stato, non dovete pagare, lo Stato. Ciao. Di cittadinanza e voucher, non abbiamo nemmeno più scuse. Esatto. Fate più un cazzo nessuno. Ciao.